siamo con la professoressa Pulcini, buongiorno, durante il convegno Care in Emotion. Quindi qual è l'obiettivo di questa giornata e perché un respiro internazionale? Allora, l'obiettivo è trattare un tema che, come dire, serpeggia molto nel dibattito, ma secondo me non ha ancora ricevuto sufficiente attenzione. Per cui la mia idea è partita da lì. Io personalmente ho posto appunto attenzione a questa cosa già da un po' di tempo, però mi piaceva appunto coinvolgere un po' di persone che stimo molto e che hanno dato dei contributi ottimi sul tema della cura e così via, di tirarle un po' dentro sul nesso cura ed emozioni, perché appunto questa è una prospettiva che ci permette non solo di mettere meglio a fuoco l'idea di cura e le diverse immagini di cura, ma ci permette anche di distinguere tra torsioni negative, sentimenti a volte negativi che nascono nella relazione di cura e invece una buona cura e così via. E quindi, diciamo, il più possibile un po' a tutto campo interrogarsi su cosa ha a che fare la cura con l'empatia, di cui si parla moltissimo da qualche tempo a questa parte. Cosa ha a che fare con sentimenti come appunto l'attenzione, la compassione, la gratitudine, eccetera. L'aspetto internazionale era assolutamente, è sempre secondo me necessario quando è possibile farlo, perché purtroppo abbiamo bisogno anche di fondi per fare cose di questo genere, ma direi su questo in particolare perché l'Italia è forse, diciamo, uno dei paesi in cui meno si è sviluppato il dibattito su questi temi. Un po' di più negli ultimi anni, ma mentre in Germania, in Francia è dilagante, ovviamente gli Stati Uniti perché la cosa parte da lì, ma in Europa si sta molto sviluppando, in altri paesi, in Italia tutto sommato ancora non è emerso con forza.